E abbiamo raccontato i 60 e i 70 e gli 80. A proposito, buongiorno, bentornati all'Ora Solare. Potevamo perderci i 90? No, per nessun motivo al mondo, tant'è che in studio, all'Ora Solare, il che vuol dire a casa vostra, il maestro Guido Morgavi. E poi sempre la nostra Tiziana Lupi, nostra oramai, nostra Tiziana Lupi, ufficio, giornalista e firma di TV Sorrisi e Canzoni. Dobbiamo parlare di moda, ma c'è Paola Cacianti. E non aggiungo altro, grazie Paola, grazie di essere grazie con noi, giornalista. Voi. Per oltre 20 anni inviata del TG1 per cultura, costume, moda. E poi, poiché le Paole siamo due, volevamo aggiungere anche una terza Paola, ed è il direttore artistico responsabile editoriale dell'emittente radiofonica, la favolosa emittente radiofonica in blu 2000 del gruppo Avvenire TV 2000, dove ormai inventa format radiofonici di tutti i tipi e se ne inventa uno al minuto e non la tiene fermo nessuno, Paola Gallo. E lei l'ho tirata un po' lunga, però insomma ti volevo presentare così. Ti ringrazio molto, come sempre generosa come tuo solito. Ma che io fortunata, cioè tutte queste ragazze e un ragazzo a bordo, ma si è messo in una posizione, il maestro Morgavi, di sicurezza, no? Lui è lassù, però lassù con il suo pianoforte. Paola Cacianti, allora, poco fa, mentre la sigla stava partendo, tu hai detto stanno tornando di moda. Vero. Gli anni 90. Che anni sono stati? Sono stati anni intanto dei grandi nomi, dei grandi stilisti, cioè che si sono andati ad occupare delle varie griffe. Cioè finisce proprio la stagione in cui c'è soltanto dietro un ufficio stile con delle sarte e i creativi prendono il sopravvento. Lascia Gianfranco Ferré, lascia Dior e arriva Tom Ford da Gucci, che poi diventano più importanti addirittura della griffe che rappresenta. Della griffe stessa che rappresenta. Delle volte talmente tanto importanti che verranno, come dire, allontanati perché oscurano le griffe. È una storia che più o meno conosciamo. Paola Gallo, gli anni 90 nella musica che cosa portano? È domandona, perché gli anni 90 intanto sono 10 anni, insomma, comunque gli anni 90 cosa portano? Allora, portano un sacco di energia musicale e l'ultima possibilità di ascoltare la musica non liquida, non in digitale, perché poi dovete pensare che dai 2000 iniziano i talent show, iniziano musica liquida, nascono le piattaforme e quindi cambia proprio il modo di ascoltare. Gli anni 90 sono stati gli ultimi anni e l'ultimo decennio in cui noi acquistavamo i CD, in cui ascoltavamo dei progetti musicali di un certo livello e di una certa caratura, perché se pensi al giorno d'oggi, artisti soprattutto non nati nei 2000 non pubblicano più album, pubblicano solo singoli. È vero Paola, allora, arriviamo a questo. Prima di andare subito in musica, ma Tiziana Lupi comprava i CD? Sì, hai la faccia da CD. Avevamo la faccia da CD. Quelli che per aprirli ci vuole mezz'ora, esatto. Perché no, c'era questa cosa della plastica intorno. Facevo anche di più, registravo i CD sulle musicassette, perché c'erano ancora le musicassette, ancora le ascoltavo nel lettorino con le cuffiette, perché ancora si usava fare canzone preferita? Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri. Sì. Va bene, arriveremo anche a Enrico Ruggeri, però io invece vi trascino da quella ragazza che poi ha infiammato i cuori e continua a infiammare i cuori di tutto il mondo, Laura Pausini, che sale sul palco di Sanremo con la sua parlata da ragazza emiliano-romagnola e nel 93, cantando La solitudine, conquista tutti. Maestro Morgavi. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci,
ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi. Stringi forte a te il cuscino e piange, non lo sai quant'altro male ti farà la solitudine. Questa solitudine, grazie maestro Morgavi. Allora, Paola Gallo, l'incontro con Laura, Lauretta Pausini, che con quella voce e quell'essere sul palco scoppia. E diventa lei. Eccomi qua, tutte e due. Ecco, qua eravamo già grandicelle entrambi, ma io ho intervistato Laura al suo primo Sanremo. È stato il mio primo Sanremo da ancora, come dire, non professionista. E ricordo perfettamente Laura con quella camicia importante azzurra, sì, quel giaccone fuori misura, quel sorriso meraviglioso e quei grazie che continuava a profusione, grazie, a regalare. Lei vinse, con la grazie, grazie, esatto. Lei vinse a sorpresa, devo dire, anche questo Sanremo Giovani del 1993 e da lì non si è più fermata. No. Basti dire che festeggerà proprio quest'anno i 30 anni della solitudine con due concerti straordinari che stanno diventando anche più di due a Venezia e a Siviglia, in piazza San Marco e a Siviglia. Eccoci qua. Pausini Gallo, una cosa sola, una cosa sola. Tiziana, ripartiamo da te fra poco, perché anche la televisione fa i suoi bei... Anzi, partiamo subito. Insomma, vive questi anni... Come è naturale, no? Con dei cambiamenti, con tanti cambiamenti, importanti. Sì, più che nei programmi, proprio nella struttura, perché innanzitutto nasce la Pay TV, che oggi è una cosa normale, no? Sì. Ma Telepiù. E sembrava Telepiù sembrava una cosa stranissima, una cosa quindi stranissima, nasce certo. E poi si afferma definitivamente la Fininvest, oggi Mediaset, allora Fininvest, nascono i telegiornali, per cui nascono tanti programmi, ma sembrano quasi fotocopie, perché uno cerca di imitare l'altro per non perdere la Rai, per non perdere il primato acquisito e Fininvest per toglierglielo. Allora, noi ci fermiamo soltanto per un attimo, torniamo tra poco, però questo fatemelo dire, erano gli anni, quegli anni 90, in cui piano piano, già che ci avvicinavamo al 2000, TV 2000 nasceva e iniziava a fare tutto il lavoro per il quale noi ancora oggi, evviva, siamo qui. Ci fermiamo solo per un istante, volevo questa foto di famiglia, ho fermato il nostro Stefano Sbaffo, il nostro direttore di studio, sugli applausi, ci vediamo tra poco. Anni 90, dove eravate negli anni 90? Cosa facevate negli anni 90? Potessi chiederlo ad ognuno di voi. Lo faccio in forma in diretta intanto, noi ci siamo assicurati la musica perché il maestro Guido Morgavi è in studio con noi. Poi ci siamo assicurati il racconto della televisione con Tiziana Lupi, giornalista e firma di TV Sorrisi e Canzoni, la donna più elegante di sempre, Paola Caccianti, giornalista per 20 anni, inviata al TG1, Cultura, Costume e Moda, carina. E Paola Gallo, eccola lì, direttore artistico e responsabile editoriale delle nostre emittente in blu 2000 del gruppo Avvenire TV 2000. A proposito, mandiamo un abbraccione anche al nostro Fabio Cruciani, che è uomo de radio e che questa radio se la porta in spalla tutti i giorni, lo incrociamo ogni giorno mentre siamo qui nei nostri corridoi. Allora, maestro, sì. La canzone del suo cuore la so già, anche perché lei ora farà questa dedica così gentile, così da galantuomo quale lei è, a tutte noi. Vada. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più, io vedo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita quando ci sei tu, tu che
che sei la perfezione, per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo, la più bella per me. Ed era tutta la vita che non aspettavo che te. Devo dire, maestro Morgadi, Raff nel 1995 fa un favore a tutti i fidanzati e mariti dalle Alpi alle Piramidi, del Manzanarre al Reno, perché mettevano sta canzone e dicevano: sai tesoro, sono stato più o meno così, però sei la più bella del mondo. Paola Gallo, tu hai le fotografie, sei il nostro Minà, cioè sei accanto a tutti i grandi, giustamente. Eccoti qua con Raff. Questo è uno dei pochi vantaggi del crescere, no? Del diventare grandi, che si accumulano i ricordi, e quindi ci sono anche ricordi molto belli. Sì, io considero alcuni artisti proprio parte integrante della mia vita, e poi alcuni, come ad esempio Raffaele, di una educazione, di un'eleganza così rare, insomma, è proprio da tenere sul cuore. Peraltro nel 95, negli anni 90, Raff fece il passaggio definitivo tra la musica dance, la musica internazionale, che lo caratterizzò, insomma, i suoi esordi, alla musica invece italiana, che tant'altra fortuna gli portò, perché poi negli anni, sì, 90 anche Ti pretendo, che è stato proprio, come dire, certo, lo switch off del suo successo. Allora, Tiziana Lupi, e poi eccoci, siamo da Paola Caccianti, perché vogliamo sapere tanto delle top model, sia italiane che straniere. Tra i programmi televisivi degli anni 90 c'è un ragazzo geniale che si chiama Rosario Fiorello, che si fa chiamare solo Fiorello, che parte con il karaoke. Parte con il karaoke nelle piazze. Chissà quanti avrebbero scommesso all'epoca su quello che sarebbe diventato, perché il talento c'era e si vedeva, e riusciva a trascinare piazze, tra l'altro in un karaoke che è diventato poi una moda, perché per anni non c'era locale in cui andare la sera, in cui poi a un certo punto non si cominciasse a cantare. E solo che non c'era Fiorello. Non c'era Fiorello. E quindi chiunque si è cimentato. Poi insomma la gente, io mi ricordo, si cimentava con Mina, non è che si cantavano canzoncine così. Lanciavano progetti degli acuti, esatto. Ecco. Però insomma, diciamo che da allora è poi, insomma, una strada inarrestabile, non si è più fermato. E poi il Festival Bar, Fiorello tra l'altro uno dei conduttori, Alessia Marcuzzi. Con Alessia, sì, fanno, sì, un meraviglioso, esatto, Festival Bar. Sì, anche quello era un, esatto, fenomeno di costume, era un po' il Sanremo dell'estate, no? Certo. In cui tutti noi riascoltavamo tutte le canzoni, certo, che ci avevano fatto compagnia durante l'estate, purtroppo non c'è più. E quindi, belli e bravi entrambi. Allora, sì, Fiorello, sì, Alessia Marcuzzi al Festival Bar. E tra l'altro faranno insieme, hanno fatto insieme, certo, loro due, proprio il dopo Festival, nell'ultimo, certo, Sanremo. Quindi, certo, insomma, la coppia è stata ricomposta. Permane. Vedi che tornano questi anni 90 in tutto. Oh, ecco la Caccianti che dice tornano. Ma quel tempo, Paola, Paola Caccianti, delle top model che erano proprio il top, era quello, il tetto, quello del non mondo. Quello non torna, perché erano delle grandi personalità e avevano completamente sostituito le attrici. Non c'erano più le dive e improvvisamente le dive diventano le ragazze delle passerelle, che sono ognuna diversa dall'altra, perché Naomi, appunto, Christy Tarlington, la Schiffer, Carla Bruni. Certo. Mi ricordo che io sono andata in Rai nel 91, per l'appunto, e dal 92 ho cominciato così, per questo fenomeno che era di costume. Io non mi ero mai interessata di moda, mi interessavo di cultura. E invece ho scoperto che anche la moda era un linguaggio altrettanto universale come la cultura, con cui si poteva comunicare e cogliere i cambiamenti che stavano avvenendo nella società. Ed è l'anno, qui vediamo Donatella Versace, è l'anno anche, non è l'anno, il Made in Italy trionfa sempre, tu ne sei una ambasciatrice, perché tanto ne hai raccontate e tanto continui a raccontare, però forse è l'anno in cui il Made in Italy... È il decennio in cui il Made in Italy veramente decolla e Milano diventa centralissima, diventa la capitale della moda del mondo. E capitale della moda nel mondo, jeans a vita alta,
Intanto qua vediamo Paola. Ecco, poi c'è questo, diciamo, tutto questo Versace. Fulgore, questo glamour delle modelle, per cui praticamente prendono quasi il posto dell'abito, sì. Diventano talmente delle personalità prorompenti che no, quel vestito esiste perché lo porta Naomi o perché lo porta Claudia Schiffer. Questo dura fino al 97, che è l'anno tragico della morte della di Gianni morte Versace. Versace. E quella foto che abbiamo visto con suo fratello che un anno con estremo coraggio, esatto, che ha continuato, prosegue, esatto, continua lui, esatto. Donatella, chiaramente io, esatto. Scusate, mi ero già spostata alla moda, però i jeans erano a vita alta, che belli, sì. Comodi, no vabbè, questa considerazione personale, c'erano gli abiti gli abiti a sottovestina, certo. Cioè era non era una brutta moda, no, però. Non era una brutta moda, intanto era una moda abbastanza libera. Alla fine, no? Quello che spinse anche Armani a dire che la moda era democratica, e tutti naturalmente dissero: beh, con i prezzi di Armani, tanto democratica non si. Lui voleva dire che però. Ognuno ci poteva, certo, mettere del, certo, suo. E poi, infatti, c'era. Sono curiosamente gli anni in cui c'è tutte le sottovesti sexy e ognuno magari si mette, che ne so, i leggings con gli stivaloni, certo. Insomma, ognuno si veste come vuole. Da una parte, anzi, c'è una contestazione al perbenismo, no? Per cui nasce il grunge, che vuol dire, certo, sporco, e quindi peggio eri combinata, sì, peggio eri addobbata, meglio era. Che cosa comoda. E questo, sì, provoca la reazione invece del perbenismo borghese, che diventa quasi, come dire, triste, e nasce, decolla Miuccia Prada. Adesso detto così, Miuccia Prada, no, non voglio dire, non voglio, no, no, poi per però, carità, figurati. Miuccia è assolutamente un genio e ha saputo fondere, però, la cultura, però la moda all'inizio lascia tutti sconcertati. Mi ricordo un articolo di una persona molto spiritosa e intelligente che definì la sua moda da bidella, perché lei mandò in passerella, in una delle prime sfilate, tutti quei grembiuli, sai, di satin nero che usavano, che un tempo usavano le bidelle nelle scuole, e amate quindi, bidelle. Che poi invece, sai, è diventata una moda estremamente rassicurante, ha avuto un successo strepitoso. Allora, arriviamo, Paola Gallo, però voglio prima Tiziana Lupi, dunque la sua moda era unica e non era una moda, indossare come se lui fosse nato carabiniere, quella divisa da carabiniere, il maresciallo Rocca. Sono gli anni in cui Gigi Proietti, quel genio assoluto di Gigi Proietti, lascia con Stefania Sandrelli, lascia il classico ruolo da Proietti, sì, e diventa, un maresciallo dei carabinieri. Diventa maresciallo ed è una delle prime serie di questi anni, che sono tante perché nascono, non ci sono più i vecchi sceneggiati, no? C'erano stati i film, adesso nascono di nuovo le serie, quindi c'è il maresciallo Rocca, ma c'è anche Un prete tra noi, Massimo D'Apporto, c'è Amico mio, nascono anche serie, le prime serie industriali, Un medico in famiglia, che era un esperimento, no? La produzione veloce, nasce Un posto al sole, che è una macchina da guerra. Siamo a un milione di puntate. Siamo a oltre 25 anni, perché si impara a fare la televisione velocemente, a basso costo. E tutto questo fidelizza il pubblico? Questo fidelizza. Voglio dire, maresciallo Rocca lo rivedi mille una volta, lo rivedi, sì, sì, ti do sta notizia. Sì, come vedi, Roma. Rai Premium lo ripropone, sì, continuamente, lo rivedi, è su Rai Play e lo rivedi, e sembra girato ieri. Perché era questo grazie anche, sì, ad un'autrice come Laura Toscano, che insomma, certo, va ricordata, a un regista come Giorgio Capitani, certo, perché insomma c'erano, certo, nomi importanti dietro queste produzioni, dietro queste però produzioni. Sono cose che viste oggi sembrano ancora assolutamente moderne. Allora, poi accade che nel 1991 un ragazzo di Napoli con una voce inconfondibile e che fa una musica che è diventata, lo dico e lo azzardo, musica classica. Pino Daniele canta Quando. Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani e il tuo naso? Verso un giorno disperato ed ho sete. Siete ancora, tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora.
vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, quando. Paola Gallo. Paola Gallo, Pino Daniele, due punti, vai. Pino Daniele intanto ha fatto la rivoluzione, perché Pino Daniele è riuscito, che bella questa cosa, è riuscito a mettere insieme le tradizioni napoletane e assolutamente il jazz, la fusion, quindi ha portato da Napoli in tutta l'Italia, ma aggiungo anche in tutto il mondo, perché poi lui ha duettato con Pat Metheny, ha fatto delle cose davvero straordinarie nella sua vita, ha inventato un genere, e quindi che esulava dalla melodia classica napoletana, che è un genere, che è meravigliosa per sé, per carità, però e ne ha creato uno totalmente nuovo. Quindi mi sento di dire che Pino, amato peraltro anche da tutti i musicisti, ha fatto la rivoluzione, timido, timidissimo, e con questa, voglio dire, malattia che poi insomma ce l'ha portato via troppo presto. Questa malattia, questa canzone era la colonna sonora di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, diretto e interpretato da Massimo Troisi, ed è una beffa che per entrambi il cuore, forse, è melenso dire forse perché è troppo grande il cuore, però un cuore grande ce l'avevano quei due, Paola, e li abbia portati via entrambi. Tu sei stata con Pino Daniele... Troppo presto. Ultimo concerto 2014, Arena di Verona? Eri lì? Io ho commentato, guarda, mi vengono i brividi, io ho commentato l'ultimo concerto di Pino Daniele, tant'è che lui poi insomma se n'è andato poco dopo, e ho dovuto rievocare spesso questo momento, perché è stato un momento storico, perché una serie di amici suoi erano venuti all'Arena a cantare, a rendere omaggio a questo straordinario artista. Perché mi ricordo il concerto, mi ricordo la sua gioia, la sua emozione, e mi ricordo anche il dopo concerto in questo locale a Verona, in cui lui pazziava, come dicono a Napoli, e non era da lui, perché era un uomo molto timido, molto riservato, però era talmente felice che scherzava, giocava con tutti, e mi ha colpito e mi ha davvero commosso insomma la sua scomparsa, ma sono stata anche contenta che artisticamente lui abbia potuto, come dire, suggellare anni di musica condividendola con artisti che lo stimavano molto. Diciamo l'ultima grandissima festa, purtroppo l'ultima, ma grandissima festa. Tiziana, e poi torno da Paola Cacianti, la televisione ci permetteva anche tanto di incontrare questi grandi artisti, no? C'era l'intervista, ricordiamo, cito sempre Gianni Minà oggi, ma insomma, una seduta, è Minà, un genere. Minà, un genere. Troisi e Pino, esatto, Daniele, esatto, insomma, esatto. È fatta, era tanto, no? Dove sì, magari sì. Pino Daniele non parlava tantissimo per quanto parlava Troisi. No, però Troisi, era un modo di conoscere i propri beniamini, sì, al di là delle canzoni, perché poi, insomma, soprattutto quando l'intervistatore era capace, sapeva far uscire fuori, no? Sapeva, certo, far uscire fuori delle cose, degli aneddoti, degli aspetti magari un po' nascosti del carattere dei personaggi che altrimenti non sarebbero mai usciti fuori. E questa corsa la dava ovviamente anche il fatto che le televisioni, compresa la televisione a pagamento, fossero tante, che i palinsesti fossero diversi e che, sì, quindi ci fosse anche una rincorsa a prendere, sì, il miglior ospite, c'era, no? Chi doveva occupare degli spazi, molto semplicemente. Prima eravamo nati con un canale, no? Noi abbiamo iniziato parlando degli anni 60, avevamo un canale, poi due, poi tre, poi a un certo punto tantissimi. E quindi, che è un po' quello che succede oggi con tutte le piattaforme tutte che sono arrivate. Sì. Ci vuole molto spazio, appunto, no? Accaparrarsi uno spazio. Bisogna accaparrare lo spazio, signore. Parliamo della scarpiera di casa. Quale che sia il numero di scarpe che si abbiano a disposizione? Sia chiaro, mica stiamo facendo, come si chiamava, Imelda Marcos, no? Sì. 200 milioni di paia di scarpe. Le zeppe. Cacianti, mi guardi. Le zeppe tornano di moda negli anni 90. Tornano di moda negli anni 90, provocano un sacco di cadute in passerella delle modelle. Sì. Tornano di moda le zeppe perché c'è anche questo focus proprio su qualche cosa che comunque fosse over, fosse troppo, no?
Allora, le calze colorate di seta, di pizzo, sì. Cioè, c'è un focus sui vari aspetti del corpo delle donne. Certo, giustissimo. E queste scarpe che occupavano, sono stupende, ma occupano uno spazio per il quale sei quasi costretto a pagare delle tasse in più, perché proprio c'è un'occupazione fisica. Sì, certo. No, è così. Sì. E sì, tornano di moda e torna il vintage. Cioè, anzi, torna, inizia. Più che il vintage, diciamo, questo anche grazie molto ad Armani, sì. Questo ricordo e rivalutazione degli anni 40, eccoci. Le zeppe sono nate, come tutti sappiamo, io vi ho dato anche una foto con Ferragamo, sì. Sono queste zeppe che spesso erano di sughero, nascono, certo. Durante la guerra perché non c'era il cuoio. Certo. Quindi nascono scarpe... come fatto di ispirazione, lui ne fa invece un fatto di grandissimo glamour, no? Va in America, le porti in America, fa le scarpe per Marilyn. Per le grandi dive erano tutte sue. E questi anni, gloriosi anche per la moda, anche se erano anni un po' più nascosti, un po' più di sartorie, di laboratori, certo. di maestri artigiani, ritornano invece... E su scala industriale, su scala... proposti dal Prêt-à-Porter che sta trionfando in tutto il mondo. Proprio il Prêt-à-Porter diventa, esatto. Ed è anche appunto quella moda democratica per l'appunto. Democratica, nel senso che ognuno fa quello che gli pare. Ognuno fa quello che gli pare. Invece, esatto. Che cosa faceva il maestro Morgavi? Non entriamo nel suo armadio, maestro, non vogliamo sapere quanti pantaloni scampanati lei abbia e lei porti. Però i suoi anni 90, gli anni 90 di chi suonava e suona, di chi faceva musica e continua a farla, come sono Beh, stati? Sai che ho fatto piano bar per decenni, quindi potrei suonare centinaia di canzoni. Adesso ti faccio 50 special, perché è un pezzo veramente che è andato fortissimo. Andiamo. Signori, se a casa poi ballate, mica è colpa nostra. Anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa, dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa, ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro, con le ali sotto i piedi, se è una Vespa special che toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro. Paola Gallo, chi cantava questa canzone? Cesare Cremonini, Luna Pop, capisci? No, tra l'altro, concedimi, ma mi è troppo venuto in mente a proposito di zeppe, io sai che sono stata a Sanremo di recente e... tu dovresti vedere le zeppe dei cugini di campagna, ti manderò via WhatsApp. quelle sono basilari, fondamentali, sono quasi un monumento. Soprattutto sono meravigliosi loro che ci camminano sopra. Ti manderò una documentazione fotografica bene, di questo. Bene. E il Luna Pop sicuramente sono stati probabilmente l'ultimo fenomeno di vendita discografica appunto degli anni 90, perché poi... non c'è stato più, diciamo, a parte che la gente non ha più acquistato i CD, ahimè, adesso per fortuna si torna ad acquistare i vinili, ma i CD sono spariti. Loro con Squarez, che è stato l'album di debutto, hanno venduto 1 milione di copie, che per l'epoca era una cosa straordinaria. E c'è l'album anche chi... di debutto. C'è anche chi ha chiamato il cane Luna Pop. C'è anche che cioè, abbiamo una foto? Non abbiamo una foto di Luna Pop Dog? Fate muovere, no, se vedo. Sì, ce l'abbiamo, aspetta. Eccolo! Questo è Luna Pop Gallo. L'unico cane capace di ballare. Esatto. Ecco, quindi questo dà il segno, insomma, che Luna Pop ti fosse entrato nel cuore, Paola, perché poi... Sì, poi li ho tenuti a battesimo, erano dei ragazzini giovanissimi quando hanno iniziato e ti assicuro che io ho fatto a loro la prima intervista radiofonica e tenerli fermi insieme, farli, come dire, ragionare. Sì. Paola, tu hai intervistato un sacco di persone, sai cosa significa avere una diretta e avere, come dire, persone un po' vivaci. Ecco, sul...
sulla finezza dell'un po' vivaci di Paola Gallo. Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo soltanto per un attimo, ma torniamo. Abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi. E poi a Paola Gallo voglio anche chiedere la radio di quegli anni, perché la radio che è sempre maestra e senza la quale noi non saremmo qui, perché esista... Noi veniamo dalla radio, tutta la televisione che voi vedete viene dalla radio, e Marconi, come disse Michele Guardì, di cui è ovviamente biografa Tiziana Lupi, tengo una foto di Marconi sul comodino. Marconi e Mike, buongiorno. Ci fermiamo per un attimo, a tra poco, grazie. Maestro Guido Morgavi alla tastiera, Tiziana Lupi, perché se ci parla di televisione lei siamo sicuri, Paola Cacianti, la moda, la cultura e lo spettacolo e quant'altro, il costume, Paola Gallo, la radio, collegata con noi via Skype. Allora, Tiziana Lupi, eccoci. Incominciano i cosiddetti contenitori pomeridiani in quegli anni, bellissimi, cioè... Nel senso, domenica in era il grande contenitore, sì, di ogni cosa. Però da una volta a settimana alla quotidianità, sì, ne corre, anche a livello di impegno proprio. Assolutamente. È da lì, sì, che possiamo usare la parola contenitore televisivo? Beh sì, diciamo che lo usiamo già da domenica in, sì, perché appunto contenitore è un programma in cui si cerca di mettere, non è più un programma monotematico, ma certo, sono programmi in cui si cerca di mettere tante cose, no? Tante, come un po' come un magazine, lo sfogli, yeah, e ci trovi dentro un po' di tutto, e questo è, diciamo, il programma migliore per acchiappare più pubblico televisivo possibile. Più pubblico possibile. Ovviamente. Detto tra noi, 1991. Detto tra noi, mamma mia, mi sembra di tornare indietro. No, poi tra l'altro quegli anni, faccio una piccolissima parentesi, io ho iniziato a lavorare in televisione nel 92 con l'agenzia matrimoniale, con Marta Flavi, ho fatto sposare un sacco di gente ed era... sono nati bambini, insomma, quindi mi sembra veramente di tornare indietro. Hai una grande famiglia. Ho una grande famiglia, spalle, certo, però erano programmi veri, ecco, questo mi piace dire, nel senso che poi negli anni è entrato un po' in voga il fatto di costruire delle storie a tavolino oppure ricorrere, sì, ad attori che interpretassero, no, delle cose. Lì era ancora tutto vero, la televisione negli anni 90 era ancora tutto vero, quello che succedeva accadeva davvero. Sì, sì. Accadeva anche che Pippo Baudo, tutti in piedi, perché esatto, quando c'è Pippo, lo sapete, è la garanzia, esatto, della qualità assoluta, creasse, inventasse Gran Premio. E Gran Premio era... un programma in cui poteva veramente dire Pippo, più che mai, può dirlo sempre, l'ho inventato io, l'ho trovato io, l'ho scoperto io, perché c'erano questi giovani talenti. Sì, diciamo, allo sbaraglio, nel senso che nessuno li conosceva, eppure erano talenti veri. Ma prima abbiamo visto Laura Pausini, tanto certo, per citarne certo, una, è stata scoperta certo, da Pippo Baudo, Bucelli, ma è un elenco infinito, Ramazzotti, è un elenco... Guarda, sarebbe veramente un elenco fateci davvero dire infinito, questa cosa romana che rende l'idea, famo notte. Famo, nel esatto, senso, essendo noi l'ora solare, se stiamo qua fino esatto, a mezzanotte, non è carino. Esatto. Allora, arrivo tra un attimo da Paola Cacianti. Paola Gallo, i talent musicali che sono importanti e che hanno ovviamente, come tutti i programmi al mondo, la loro preistoria, nascono in questo periodo, possiamo dire? Questo è all'inizio del 2000, diciamo gli anni 90 sono stati gli ultimi anni senza talent, perché il primo non si chiamava ancora Amici ma Saranno Famosi è del 2000, quindi nascono diciamo nei 2000, poi nasce X Factor, diciamo in Italia, perché ovviamente nel mondo anglofono X Factor, Pop Idol, insomma sono nati molto prima, ma noi arriviamo un pochino dopo, e quindi è il 2000 l'anno dei talent. Fino ad allora ora diciamo c'erano altri metodi, ecco, esatto, per tra cui Paola la radio, volevo ti chiedevo questo, la radio è sempre importante, ma in quegli anni
La radio ha dato tantissimo. Era importante, era libera veramente, come dice Eugenio Finardi, quindi le scalette musicali si potevano ancora, come dire, scegliere. Io nelle prime radio private dove mi sono fatta le ossa e ho cominciato ad imparare il mestiere, sceglievo anche le canzoni, anzi ti dirò, Paola, che io sono stata, diciamo, cooptata nella mia prima piccola radio privata proprio per la scaletta musicale che avevo fatto, perché io ero appassionatissima, sono appassionatissima di musica. Ma e no, quindi... ma che notizia, la Gallo ci ha dato una notizia. Tu sei brava, Paola, innanzitutto sei bravissima, poi viene l'appassionata di musica, poi viene tutto quanto il resto. Potrei chiedere a Paola Gallo e ovviamente alla nostra Tiziana Lupi come si truccassero e pettinassero in quegli anni. Paola Cacianti, trucco e parrucco con questo... Trucco e parrucco diventano importanti. No? Più che mai importanti. Ma diventano nel importanti senso che anche... scompare il parrucchiere e nasce l'hair stylist, per cui qualsiasi ragazzo, anche di periferia, comunque cioè si monta un po' tanto questo mestiere, anche perché gli stilisti si accaparrano i più bravi per avere anche la testa originale, cioè per dire Armani, non sfilavano se non avevano quel parrucchiere, quel truccatore, make-up artist. E quindi sembra che chiamandosi col nome all'inglese tutto sia tutto diventa più nobile, no? Tutto diventa più nobile. Ma un po' come le modelle c'erano anche prima, ma diventano, certo, top model. Esatto. Attenzione, top diventano dei personaggi incredibili. Sì. Anche chi lavora la pettinatura e il trucco. Assolutamente. Diventa un personaggio, e diventa un personaggio essenziale. Anche perché la moda smette di essere un fatto che riguarda, diciamo, il vestito e basta, chi lo produce, e diventa soprattutto chi lo indossa, come lo indossa, che relazioni ha con l'esterno, quindi nascono i rapporti della moda. Questo secondo me dipende anche un po' dalla crisi della politica. Siamo usciti da Tangentopoli. Certo. Siamo usciti da Tangentopoli. Quindi la gente ha bisogno di incontrarsi in altre situazioni, in altri ambiti. E la moda comincia a entrare in questi ambiti. Anche perché, voglio dire, il Made in Italy diventa un fatto politico importante. Io, per scherzo, ho portato la foto con l'allora sindaco di Milano, Albertini, il quale era un sindaco serissimo, e si mette le mutande di cashmere di Valentino, perché comunque, per dire, questa è la moda, questo è Milano, questo è il business. Eccolo qua, qui è tutto vestito. Tutto vestito, però vi assicuro che le mutande di cashmere di Valentino. Allora, con il sindaco... C'era forse anche una foto che però non sono riuscita a trovare. Con il sindaco Albertini. Deve essere scomparsa. Comunque il sindaco Albertini appunto compie e fa questo gesto. Milano e Roma lavorano a colpi di sfilate. A Roma c'è la scalinata di Trinità dei Monti che diventa, esatto, che volete, naturale teatro per una serie. E lì si intreccia con la televisione, la moda. E lì si intreccia più che mai con la televisione. Allora, vogliamo ricordare anche un programma. Quando parliamo di programmi per bambini, sicuramente era per bambini, ma era tanto bello guardarlo anche alle spalle dei bambini. L'Albero Azzurro. Sì, bellissimo. Una grande creatività. Era talmente bello che era, come dire, tollerato anche dai pasdaran della televisione, quelli che proprio la televisione i bambini non la devono guardare, esatto. Ma era talmente delicato, pieno di creatività, pieno, veramente era... è stato un esperimento che tra l'altro è durato tantissimi anni. Sì, sì. Bellissimo. Esatto. Ed è, dopo l'Albero Azzurro, poi è arrivata la Melevisione, cioè fa parte di quel gruppo di programmi per bambini che non fa dei bambini dei piccoli consumatori. Cioè, pensa prima al bambino e non alle pubblicità che deve proporgli, cosa che oggi, insomma, purtroppo non c'è più. Esatto. Allora, c'era un ragazzo che ha lavorato tantissimo, Poi è arrivato Fiorello e l'ha reso celeberrimo. Chi di voi non ricorda Fatto? E allora Giovanni Mucciaccia con il suo Art Attack ci ha lasciato questo messaggio, vediamo. Nel 1998 ho iniziato a girare Art Attack in Inghilterra,
un'esperienza che è durata fino al 2005, quindi per 7 anni consecutivi io vivevo nel Regno Unito per un paio di mesi l'anno. Il programma veniva girato all'estero per esigenze produttive, per abbattere i costi di produzione. Nel 2005 fu chiuso, ma inaspettatamente, con mia grande sorpresa, fu riaperto nel 2010 e ci spostarono in Sud America, a Buenos Aires, dove ho trascorso altri 4 anni, sempre un paio di mesi l'anno. Beh, il fatto straordinario di Art Attack però è che è andato ininterrottamente in onda dal 1998 al 2018 e quindi ha segnato tutte le generazioni che vanno oggi dai ragazzi, gli uomini ormai, le donne che hanno 33-34 anni, fino ai ragazzini che hanno 13 anni. E questo davvero non me lo sarei mai aspettato. Eccolo qua, e ovviamente ci manca. Ma tutti abbiamo imparato anni. Cosa fosse la colla vinilica, assolutamente, grazie a lui. Assolutamente, ci ha messo Ulisse 20 anni per tornare a casa. Bene, allora c'è un ragazzo che, eccolo qua, guardatelo, sono uguale però, identico, Mucciaccia non è mai cambiato. Secondo me giravano in frigorifero, questo meraviglioso programma, lo dico come complimento. Dicevo, c'è un ragazzo che già c'era dagli anni 80, ma che ancora una volta, e già negli anni 90, stupisce cambiando la sua musica, rendendola sempre più bella. Lui è, e se è un ragazzo fortunato, se lo merita, Jovanotti. Se io potessi starei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità, io metto il tuo sorriso. Mi dici cosa fate, me ne è riuscita a mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai una pezza. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora. Bravo maestro. Allora, Paola Gallo, questa trasformazione di Lorenzo Cherubini, che è un geniaccio, uno che è un altro che il ragazzetto col cappellino di traverso, voglio dire, ha stabilito che è stato meraviglioso anche in quella veste. Comincia una trasformazione che ci stiamo godendo ancora oggi, anno per anno. A metà degli anni 90, all'inizio, guarda, 92-93 già abbiamo cominciato ad assistere alla mutazione del disc jockey Jovanotti, la mia moto e Gimme Five, che ci hanno divertito tanto, hai ragione, però era quasi impossibile pensare che sarebbe diventato il guru, voglio dire, che è diventato oggi, perché di Lorenzo non si può dire solo che è cantautore, perché lui fa viaggi, podcast, come dire, un maître à penser. Io non so il francese, però mi sembra il termine giusto per definirlo. Ha scritto libri, ha fatto viaggi, quindi davvero, come posso dire, rivoluzionario. Ed oggi in maniera ancora molto semplice ci ricorda, apparentemente semplice, ci ricorda nelle canzoni quanto sia importante vivere, amare la vita ed essere felici. Allora, abbiamo tempo, chissà se abbiamo tempo. Poi ci sono programmi dove il calcio e dove lo sport diventano ancora un'altra cosa, quelli che il calcio, un programma meraviglioso, Tiziana. Mai dire gol, per il quale noi non ringrazieremo mai abbastanza quei 3 meravigliosi Jalappas Band, splendidi, che, ma pure se non capivi niente di calcio li guardavi. Sì. Beh, poi tra l'altro in questo periodo inizia tutto il balletto dei diritti, no? Quindi qualcuno, certo, si deve, prima eravamo abituati, la partita si sentiva alla radiolina, all'orecchio, poi esatto, la domenica. Poi si comincia a vedere in televisione, ma nasce lo spezzettamento dei diritti, per cui le partite, certo, si vedono sulla pay tv, non tutti possono permettersi le pay tv, ma soprattutto la televisione deve inventarsi un modo per intrattenere la gente mentre c'è la partita, con la partita, senza la partita, e quindi loro guardano la partita e la raccontano ridendo a chi è a casa. Insomma, è una formula geniale, meravigliosi, ecco, esatto. Mai abbastanza, non le abbiamo mai sottolineato abbastanza quanto bene ci abbiano fatto e continuino a fare. Prima parlavamo
della TV e dei bambini non abbiamo citato lui, il grandissimo Paolo Bonolis con Bim Bum Bam, quindi tutta questa televisione fatta a mano, no? Eccolo qua, un bambino, eccolo qua, Paolo Bonolis. Vi chiedo, qual è il vostro ricordo del cuore di quegli anni? Cioè, se doveste scattare una fotografia e tenere solo quella, Paola Cacianti. Se scattare una fotografia e tenere solo quella, direi questi grandi spettacoli in cui ti rendevi conto che nel mondo della moda, perlomeno, ma poi nel mondo della cultura, dell'opera, perché questa cosa si ripeteva. Ecco, il momento, diciamo, forse il momento più fuori dall'Italia, quando l'Italia usciva fuori dall'Italia, o con la grande moda, o con la grande musica, e lì c'era questo momento di grande orgoglio. Uh-huh. Ti sentivi... L'Italia che faceva l'Italia. L'Italia che raccontava l'Italia. Eh sì. E in questo modo glamour, con questi grandi spettacoli e con questi grandi nomi. Tiziana Lupi. Beh, io l'ho confessato prima, ho iniziato a lavorare in televisione, quindi prima Agenzia Matrimoniale, poi Amici, quando Amici non era ancora il talent musicale, ma era l'incontro dei ragazzi che si raccontavano, insomma, lì con Alberto Silvestri, che mi piace ricordare perché è stato davvero un maestro. Tutto quello che io so della televisione ho iniziato a impararlo con lui. Beh, diciamo che hai avuto un ottimo maestro, ma lui ha avuto un'ottima allieva. Posso cambiare i ruoli? Esatto. Paolo, tu puoi fare tutto quello che vuoi. Sì, per me la bella televisione, la televisione, i grandi spettacoli, le cose che ti facevano rimanere a casa perché c'era quell'appuntamento e ti veniva quasi, so che vi potrà sembrare sciocco, da prepararti bene quando poi quelle cose sarebbero andate in onda. Un appuntamento, no? Importante. Un appuntamento importante. C'erano degli appuntamenti belli, importanti, non è solo un'operazione nostalgia. Ricordo una persona di quegli anni, Bibi Ballandi. E non è una lista di persone che non ci sono più. Dovunque sia Bibi in questo momento sta organizzando spettacoli meravigliosi. Era nel suo stile e continuerà a farlo anche adesso. Paola Gallo, la radio e il tuo ricordo, troppi ne hai, mi direi tu, degli anni 90. No, però ti dico che erano gli anni in cui io iniziavo a professionalizzarmi, e quindi ogni grande artista che non so se riuscivo a conoscere e a stupire, per me era una felicità. E quindi mi ricordo la prima intervista a Battiato, la prima intervista a De Gregori, no? Dicevano, questa ragazza potrà farcela, ed io ero straordinariamente felice. Ecco, nel 90 proprio, se posso dire, mi ricordo, insomma, Battiato e anche Lucio Dalla, quindi insomma i grandi che si facevano avvicinare, una cosa meravigliosa. Franco Battiato la chiamava la secchiona, la nostra Paola Gallo, per dirvi quanto lei si prepari. Allora, ringraziando Paola Gallo, Paola Cacianti, Tiziana Lupi, stiamo zitti per qualche secondo della cura di Franco Battiato. Ti proteggerò con il maestro Morgano. Dalle paure, dalle ipocondrie, grazie a tutti. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Grazie signori, questo è l'ora solare. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie maestro.